Bene ragazzi, ben ritrovati. Io sono Ben e questo è Vascology. Oggi ci andiamo veramente a incasinare la vita parlando di Alba Chiara, perché Alba Chiara non è una canzone, Alba Chiara è qualcosa veramente di cui si potrebbe scrivere un libro. Tanto è vero che ci hanno fatto anche un film ispirandosi a questa canzone. Spero di riuscire a stare dentro una puntata, se no veramente ne faremo due. Allora, la genesi di Alba Chiara è questa. Vasco Rossi è uno studente universitario, quindi è già grandicello. Dalla finestra di casa sua a Zocca vede arrivare la corriera, probabilmente da Modena, credo, da cui scendono i ragazzi che vanno a scuola, penso alle superiori, quindi si parla di una ragazzina che probabilmente farà la prima superiore, quindi ha 13-14 anni, e questa ragazza con i libri di scuola, mangiando una mela, insomma è una lolita a cui appunto Vasco ispira questo testo, che in un primo momento rimane un testo e viene accantonato. E rimane accantonata fino al giorno in cui Vasco sente un giro di accordi di una canzone già bella e finita, con tanto di testo, scritta da Massimo Riva, che è un suo amico molto più piccolo di Vasco, ci passano circa 9 anni se non erro, che in quel momento Massimo Riva ha 15 anni. Ha scritto questa canzone ispirandosi all'incidente di Seveso, della diossina, della nube tossica, e questa canzone appunto si chiama Seveso. Vasco l'ascolta, rimane affascinato dal giro di accordi, ma dice a Massimo che il testo non lo convince e lo cambierà, perché lui ha un testo buono per questo giro di accordi. E così nasce il primo nucleo, diciamo, di Alba Chiara. Dopodiché Vasco va in sala d'incisione con Gaetano Curreri e con Maurizio Solieri. Ecco perché poi Alba Chiara chiaramente è un capolavoro, perché Vasco, Massimo Riva, Gaetano Curreri, Maurizio Solieri, qui siamo veramente, veramente al top di quello che può offrire la musica italiana. Comunque, con Gaetano Curreri si comincia a lavorare agli arrangiamenti di Alba Chiara. La cosa curiosa è che Gaetano, cantante, leader degli Stadio, tastierista per Dalla, di cui parleremo dopo, di De Gregori, insomma, sappiamo chi è Gaetano Curreri degli Stadio. La cosa curiosa è che voleva che Alba Chiara fosse arrangiata tutta come all'inizio, cioè quindi una parte molto melodica con una canzone che parla d'amore, mentre Vasco, e anche questo è curioso, insisterà per la parte più rock e più aggressiva. È curioso perché Vasco fino a quel momento non ha scritto canzoni di quel tipo, canzoni rock. Vasco fino a quel momento ha scritto canzoni di stampo cantautorale, però nel frattempo lui ha conosciuto Maurizio Solieri, e Maurizio Solieri lo ha iniziato alla musica rock, alla musica dei Deep Purple, delle Zeppelin, dei Rolling Stones. Quindi in questo album, che non si chiama ancora Alba Chiara ma verrà titolato Non siamo mica gli americani, e poi dopo 4-5 anni dopo il successo verrà intitolato ad Alba Chiara, e poi vediamo perché. Ci sono i primi pezzi di stampo rock, uno è La Strega, che avrà anche un discreto successo radiofonico, e appunto uno è Alba Chiara. Ci sono due particolarità a livello musicale. Uno è l'inizio cantato da Vasco, diciamo su una tonalità a lui non consueta, un do preso molto alto, possiamo dire credo un do di petto, e non sono molto bravo in queste cose, ma si sfiora il falsetto, cosa che non è molto consueta a Vasco e che Vasco non ripeterà più in altre canzoni, ma rimane appunto per Alba Chiara. E la solo finale di Maurizio Solieri, che intanto è uno del primo grande assolo che Maurizio Solieri farà per Vasco Rossi, dei tanti, ma è il primo marchio di fabbrica di un tipo di canzone molto cara a Vasco Rossi, quindi la canzone che finisce con l'assolo di chitarra. C'è da dire che, come molte canzoni di Vasco Rossi,
dei primi 4-5 dischi fino a Bollicine, che sarà poi il disco che lo lancerà, passano quasi inosservate, non fa nessun successo. Alba Chiara esce come singolo, da un lato Alba Chiara, dall'altro lato B, Fegato Fegato, Spappolato, ma passa quasi del tutto inosservato. Quando Vasco farà successo poi con l'album Bollicine, addirittura sull'onda di questo successo, l'album Non siamo mica gli americani verrà ristampato e verrà appunto intitolato da Alba Chiara, come già avevo detto prima. Altra particolarità di questa canzone, Vasco Rossi a un certo punto confesserà a questa ragazza di aver scritto questa canzone per lei. Ha aspettato 4-5 anni, la ragazza è cresciuta, è diventata maggiorenne, Vasco l'aspetta in paese perché sono entrambi di zocca, la ferma, gli confessa che ha scritto Alba Chiara per lei. La reazione di questa ragazza non sarà assolutamente quella aspettata da Vasco, in quanto questa ragazza rimarrà stupita, si offenderà, dirà che non è vero che quella canzone la rappresenta e addirittura scapperà. Vasco rimarrà basito da questa reazione inaspettata, perché pensava di fare cosa buona e giusta confessando alla ragazza di essere la sua musa ispiratrice. Da qui nascerà appunto Una canzone per te, che andrà a finire sull'album Bollicine. È una consuetudine di Vasco Rossi scrivere canzoni e poi scrivere una seconda parte della storia. La ritroviamo in canzoni come Ti immagini, che riprendono un po' Vado al massimo, Selli, che riprendono Jenny è pazza, oppure I soliti, che riprendono Siamo solo noi. È proprio una cosa nella carriera di Vasco Rossi che si ripeterà più volte. Un saluto a tutti i vascolizzati e ci vediamo per la seconda parte, perché Alba Chiara in una puntata non riusciamo proprio a fare.